La famiglia ha espresso profonda gratitudine per questa nutrita partecipazione. Io ero presente alle esequie e ho potuto notare effettivamente una vera e anche sofferta partecipazione. Ripeto, di questo i familiari sono molto molto grati. Ancora chiusi in un dolore indicibile, i familiari di Vanessa Ballana trasmettono il loro grazie a quella Castelfranco che venerdì li ha abbracciati nelle ore dell'addio, fuori e dentro il Duomo. La famiglia ha ringraziato e io ringrazio una volta in più per la famiglia. Questo è l'aspetto umano di un femminicidio sul quale si continua a indagare in attesa di nuove evidenze, a partire dall'esito dell'autopsia sul corpo della giovane e sul feto che portava in grembo, anche per accertarne la paternità. Durante il duplice esame al Cafoncello, condotto dall'anatomopatologo Antonello Cirnelli, era presente un consulente di parte. Al momento io di evidenze non ne ho, siamo in attesa di capire. Noi, come già detto, stiamo monitorando il procedimento in ogni sua fase e assumeremo le determinazioni sulla base di quelle che saranno le evidenze. L'altro fronte è rappresentato dalla difesa del killer, in attesa a sua volta dell'udienza per il riesame con le avvocate del 41enne kosovaro Buyar Fandai, che hanno impugnato l'ordinanza con cui il GIP ne ha convalidato il fermo a Santa Bona. Il giudice veneziano, codice di procedura alla mano, ha ancora qualche giorno di tempo per esprimersi.